L'annuncio delle dimissioni arriva fra le 11.30 e le 11.40, senza preavviso. Il Papa legge e parla in latino. La voce è quasi di corsa e non tutti all'inizio capiscono. Comunica quella che lui stesso definisce una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo è necessario anche il vigore sia del corpo sia dell'animo, vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero affidato. Per questo, consapevole della gravità di questo atto, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato il 19 aprile 2005. Carissimi fratelli, vi ringrazio di vero cuore e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Queste le parole che passano alla storia. Papa Josef Aloysius Ratzinger, 85 anni, lascia, 265esimo Papa della Chiesa Cattolica, lascia di stucco il suo stesso entourage, per primo il cardinale Sodano, che così si esprime al termine del concistorio. Come un fulmine a ciel sereno ha risuonato in quest'aula il suo commosso messaggio. L'abbiamo ascoltato con senso di smarrimento, quasi del tutto increduli. Nelle sue parole abbiamo notato il grande affetto che sempre ella ha portato per la Santa Chiesa di Dio, per questa Chiesa che tanto ella ha amato. Sala stampa del Vaticano, padre Lombardi. Il Papa ha anche indicato, e questo è evidentemente molto importante per saperci orientare e regolare, la data, il minuto esatto da cui vige la situazione di sede vacante. Quindi lui è nel pieno delle sue funzioni e del suo servizio fino al 28 febbraio, alla fine del mese, alle ore 20, evidentemente alle ore 20 di Roma,